Ciao a tutte ragazze, ben trovate in un nuovo video qui nel canale Una vita con May. Con i capelli finalmente a posto, non sono più in versione Wolverine, ma sono quasi normale. Allora, oggi parliamo di nuovo di Fly Lady, cioè del metodo per organizzare le pulizie di casa. Se non l'avete ancora visto, quindi se siete capitate qui per caso e volete ricominciare a capire tutto il metodo fin dall'introduzione e tutti i piccoli passi che abbiamo fatto fino adesso, vi lascio qui sopra da qualche parte un link con la playlist che ho creato proprio su questo metodo. E una volta che l'avrete guardata e sarete ritornati a questo punto, andiamo avanti tutti insieme. Ho ovviamente qui il mio super bullet dove ho segnato tutti i passi che abbiamo fatto fino adesso e tutti quelli che ci aspetteranno in futuro, e siamo arrivati al settimo baby step. Quindi ricapitoliamo come sempre i vari baby step che abbiamo fatto fino adesso. Alla sera, prima di andare a letto, facciamo splendere sempre il nostro lavello. Ogni mattina ci vestiamo, ci mettiamo le scarpe e ci prendiamo cura del nostro viso e del nostro aspetto. Controlliamo il sito internet o il gruppo Facebook di cui vi ho sempre lasciato in descrizione i link, li metterò anche qui ovviamente. Il sito è quello sicuramente più completo, ma se non sapete parlare inglese, utilizzate il gruppo Facebook che vi ho messo. Poi andremo ad attaccare, cioè abbiamo attaccato dei post-it in bagno e in cucina per ricordarci quali sono appunto le nostre routine. Andremo tutti i giorni a prenderci un po' di tempo per trasformare quelle vocine negative, antipatiche, cattivissime che ci parlano nella testa dicendoci che non meritiamo una casa ordinata, che non riusciremo mai ad arrivare ad avere la casa perfetta per noi. E quindi prendiamole, trasformiamole tutte in voci positive. Dopodiché abbiamo imparato a lavorare sugli hotspot per 2 minuti, quindi 2 minuti alla mattina, 2 minuti alla sera, quindi 4 minuti in totale, utilizzando il nostro super mitico timer. A questo punto, il settimo passo è di preparare i vestiti che indosseremo la mattina successiva, quindi alla sera. Dopo aver pulito il lavello, ci portiamo in camera nostra e sistemiamo i vestiti per la giornata successiva. Quindi il mio consiglio è: controllate magari la vostra agenda o fate un riepilogo se avete degli impegni importanti la mattina, se avete degli appuntamenti o qualunque cosa, delle commissioni particolari da fare, e preparate i vestiti proprio per quelle mansioni che dovrete fare di mattina. Io solitamente, per come sono fatta io, preparo soltanto la parte inferiore, quindi i pantaloni, preparo le scarpe vicino al letto, comunque guardo dove le ho messe e le sistemo più o meno sommariamente, perché io sono abbastanza calorosa, quindi soffro molto il caldo e quindi anche nelle giornate in cui per le altre persone fa freddo, per me è una temperatura normale da maglietta a massimo, maniche lunghe come questa, ad esempio. Oggi sono uscita con questa mentre mio marito e mia figlia avevano un giubbottino pesante, tipo piumino. No, vabbè. Mio marito aveva il piumino, mia figlia aveva l'imbottita, praticamente la. No, l'imbottita. L'antipioggia, vabbè. E io invece sono uscita semplicemente con questa maglietta perché proprio sono molto calorosa. Quindi aspetto sempre di vedere alla mattina effettivamente che temperatura fa per scegliere la maglietta di conseguenza. Però i pantaloni, dove bene o male utilizzo sempre jeans o comunque pantaloni della tuta, non è che ho pantaloni elegantissimi per gli impegni che ho, li scelgo alla sera. Quindi preparate i vestiti, potete posizionarli su una mensola specifica che avete dedicato appunto ai vestiti del giorno dopo, oppure su una sedia, oppure su una gruccia da appendere in bagno, insomma potete appenderli dove volete. Ad esempio, Marla racconta che lei fa la doccia la sera, d'abitudine, appende i suoi vestiti in bagno, quindi la mattina dopo non deve fare altro che sistemarsi velocemente i suoi i capelli, truccarsi e vestirsi direttamente mentre è in bagno, quindi fa tutto insieme. Piccolo suggerimento. Quindi questo è il nostro baby step di oggi. Il video praticamente è già finito, è una cosa molto veloce, non c'è neanche bisogno di farvi vedere come farlo perché lo facciamo tutti i giorni, quello di scegliere i vestiti. L'unico suggerimento appunto è di farlo la sera prima, così la mattina dopo avrete sicuramente quei 2 minuti di panico davanti all'armadio in meno ad aspettarvi. E spero che il video vi sia piaciuto, che vi sia stato utile, ovviamente, che questo percorso che stiamo facendo con i baby step vi stia gratificando e stiate cominciando a vedere qualche piccolo cambiamento. Ripeto, vedrete che dai prossimi giorni
dai prossimi baby step le cose cambieranno veramente sempre di più. Già fino adesso abbiamo lavorato agli hotspot e sicuramente questo vi aiuta tanto. Però vedrete che nella prossima settimana, nei prossimi 7 giorni, faremo veramente grandi passi avanti. E niente, basta, io chiudo qui il video e solita cosa, un bacione e basta. Ciao!